Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare un interattivo richiesto molto interessante, bellissimo per indagare dentro di noi, avere una consapevolezza maggiore. È proprio un interattivo richiesto bellissimo che ha a che fare con che cosa avete integrato fino adesso a livello proprio di acquisizioni spirituali. A che punto state adesso grazie a quello che avete integrato? E ciò che avete integrato cosa apporta in vari ambiti della vostra vita, sia nell'amore che nel lavoro? Quindi cosa avete integrato fino adesso a livello di acquisizioni spirituali? A che punto state rispetto a questa integrazione? Cosa porta tale integrazione nei vari ambiti della vostra vita, nel lavoro e nell'amore? Ok? Quindi andiamoci a fare la nostra lettura chirurgica dell'anima e sento proprio che sarà un interattivo bellissimo, bellissimo. Allora, oggi abbiamo messo una conchiglia, credo che sia una conchiglia, ma non so se è un nome specifico questa conchiglia qui. Ok? Poi abbiamo un tappo a cui ci tengo particolarmente, un tappo di bottiglia, di spumante. E poi abbiamo una piuma. Allora, scegliete, le potete vedere anche più di una se vi risuona una cosa forte, va bene? Altrimenti, se vi risuona solo una, guardate solo quella, per non incombere in confusione, va bene? Ok, e partiamo dalla conchiglia. Allora, la mettiamo qua la nostra conchiglia e partiamo subito. Allora, andiamo a vedere con questi oracoli degli angeli che cosa avete integrato finora, grazie al lavoro spirituale che avete fatto, più o meno consapevole, no? Perché ci sono le nostre ragazze, i nostri ragazzi stanno qui da più di tanto tempo con noi e chi invece si appresta da pochissimo. Ok. Andiamo a vedere cosa abbiamo integrato fino adesso, che tipo di acquisizione spirituale abbiamo avuto. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi della conchiglia, cosa hanno integrato fino adesso? Che tipo di acquisizione spirituale contraddistingue la loro integrazione? E qual è l'angelo che ha guidato tale integrazione? Grazie allo studio, alla disciplina del lavoro su di sé e agli avvenimenti che sono susseguiti per far pratica con tale acquisizione spirituale. Vediamo. Cosa avete integrato fino ad ora? Allora. Qual è l'acquisizione spirituale che hanno integrato fino a questo momento le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante, la conchiglia? Eliminare l'odio, wow! Canalizza luce d'amore e compassione. Angelo Reiel. Ispira la meditazione e la filosofia divina. Beh, ragazze mie, ragazzi, con questa carta meravigliosa, eliminare l'odio significa che stai facendo fluire gli opposti dentro di te, no? Quindi grazie alle figure che hai avuto davanti, i personaggi, le persone, le situazioni, hai lavorato così bene che hai fatto fluire la luce dell'amore e della compassione, benedicendo e battezzando le persone, gli eventi e le circostanze che ti si sono presentate, soprattutto anguste, difficili. Quindi hai eliminato l'odio. E già è un punto di partenza meraviglioso, ciò significa che l'altro, hai capito? Ti ha specchiato sempre te stessa o te stesso. E quindi l'angelo Reiel veglia su questa tua acquisizione spirituale. Hai riconosciuto nell'altro una scintilla di Dio, Dio che si manifesta in un'altra persona fuori da te per farti comprendere, evolvere e crescere. Affinché tu possa amarti nelle tue diversità, affinché tu possa amarti nelle tue contraddizioni, affinché le tue contraddizioni fluiscano all'unisono verso lo stesso obiettivo che è l'amore di te. Wow, ok, meraviglioso ragazze, ragazzi, quindi abbiamo eliminato l'odio.
Ok, allora mettiamola qua, si vede. Mettiamola qua. Quindi a questo punto, a che punto state adesso eliminando l'odio? Ci mettiamo i Sephirion. Allora, a che punto stiamo adesso avendo eliminato l'odio? Cosa dobbiamo fare di questo, di questa acquisizione spirituale? Vediamo un po' su che regno di posizionamento ci troviamo. O meglio, grazie a questa consuetudine, grazie a questa acquisizione spirituale, come la andiamo a manifestare nei vari regni? Se abbiamo un regno gregorico piuttosto che il regno della chiara luce, vediamo se siamo nella fase nigredo, albedo, rubedo, oppure abbiamo già evoluto tutto questo. Vediamo un po'. A seconda dei Sephirion, delle carte meravigliose che ci fanno fare proprio la chirurgia all'anima. Allora, a che punto stanno le mie ragazze, i miei ragazzi della conchiglia con l'angelo Reiel? Dove va ad agire l'angelo Reiel? A che punto stanno adesso, avendo eliminato l'odio? Vediamo. Vediamo. Allora, vediamo che carta di posizionamento è. Ah, wow, la dimensione astrale. Quindi qua non abbiamo regno negativo, non abbiamo già acquisito una levatura spirituale importantissima, ragazze mie, sia che l'abbiate fatto a livello cosciente, lavorando su voi stesse, sia in modo inconscio, grazie agli eventi della vita traumatici che vi sono stati messi davanti per il vostro perfezionamento. La dimensione astrale parla delle emozioni e dei sentimenti. Scusatemi, emozioni, pensieri, sentimenti, soprattutto emozioni e pensieri. Pensieri nella dimensione astrale la fanno da padrona, quindi questo mi può già far presagire il fatto che i vostri pensieri sono perfettamente allineati al cuore. Ma ci andiamo a vedere nella dimensione astrale che tipo di carta interviene. Vediamo. Perché nella dimensione astrale possiamo avere anche i parassiti astrali, che sono le forme di pensiero negative degli altri che ci acchiappano per farci fare un'esperienza di superare noi stessi, va bene? Ok. Vediamo, allora sì. Qual è la carta della dimensione astrale? Quindi dove ci troviamo adesso? Abbiamo eliminato l'odio, abbiamo fatto spazio nella parte mentale, i pensieri sono ripuliti, quindi i pensieri sono sani, pensieri lucidi, in allineamento con il cuore. Benissimo. Quindi anche se potete incorrere in dei pensieri un po' negativi ogni tanto, non vi preoccupate, è normale, perché siamo proprio umani, è normale, però non sono pensieri che vanno a influenzare la vostra realtà 3D, perché state bene con l'eliminare l'odio. Cioè la pratica, avete gli strumenti giusti. Vediamo un po' della dimensione astrale, a quale carta è corrispondente nella dimensione astrale. Quindi a che punto state adesso? Vediamo questo. E vediamo. Sì, gli avi, gli antenati. Ispirati ai più alti valori della vita. Coraggio, giustizia, perseveranza. Ragazze, guarda. A che punto stai adesso? Adesso stai in un punto in cui i tuoi pensieri sono perfettamente allineati alla giustizia divina. Grazie a questo. Allora già ti posso dire come informazioni aggiuntive che nei tuoi pensieri alberga, quindi puoi stare tranquillo che sei sostenuto da te stesso, dal tuo sé superiore, il coraggio, la giustizia divina e la perseveranza. Il coraggio deriva dal latino cor cordis, che significa avere cuore. Quindi i tuoi pensieri, il regno astrale, sono perfettamente allineati alla volontà del cuore, agli obiettivi del cuore. A questo punto stai adesso. Ti posso dare come ulteriori informazioni aggiuntive che sei sostenuto dai tuoi antenati, dall'albero genealogico, è come se mi avessi acquisito le esperienze in luce dei tuoi antenati. È come se tantissime cose che tu sei riuscita e sei riuscito a supportare fino a questo momento,
erano perché eri sostenuto e sostenuto dalle esperienze dei tuoi antenati che le avevano vissute prima di te, le stesse situazioni di conflitto, drammatiche che puoi aver vissuto in questa vita e avevano già la risposta alla risoluzione, va bene? E quindi tu sei riuscita, è riuscito a eliminare l'odio rispetto alle persone con cui ti interfacci proprio perché c'era anche il sostegno dei tuoi antenati che avevano cercato di farlo prima di te, lasciando in sospeso quel bagaglio karmico, dandoti a te la possibilità di superarli, di superarti in tal senso e liberare anche loro dal karma. Quindi questo ti dà anche il coraggio di perseverare nei tuoi obiettivi perché sei sicura e sicuro di riuscirci. Quindi a che punto stai adesso? Hai tanto coraggio e tanta giustizia divina che ti conducono a perseverare nella vita di successo. Il successo è quotidiano, a non demordere se hai degli abbassamenti d'animo, a gioire pienamente quando c'è un momento proprio da gioire, sia che possa essere innescato da una causa esterna, ma soprattutto è una gioia interna che hai di leggerezza, di rilassamento in quanto tale. Ok, wow! Allora, a questo punto, ci andiamo a vedere. Io già ti dico, a livello lavorativo, questa carta ti permette di riuscire in quello che ti stai prefiggendo o di andare incontro con perseveranza in ciò che ti appartiene per diritto divino, che tu di intuito già lo sai, perché a livello di intuito il tuo pensiero è ampio, si aggancia all'intuito e tu sai esattamente per cosa combattere, ma combatti a livello proprio di coraggio, ti testi la tua forza nel raggiungere quell'obiettivo. Hai eliminato l'odio, quindi capisci che le persone intorno a te sono persone che arrivano come degli atti, no? A teatro, si susseguono persone, circostanze, tu sei il protagonista. E quindi non soffri più a livello di competizione, perché l'altro è migliore di me. No, hai pensieri e cuore puliti qua. O meglio, hai pensieri puliti perché hai il cuore libero. Sai che ognuno di noi è un essere unico, una pianta unica e che ognuno ha il suo paradiso da conquistarsi nel momento in cui riesce a risvegliarsi. E tu ti sei risvegliata, risvegliato, va bene? Il paradiso di uno non toglie niente al paradiso di un altro. La ricchezza di uno non toglie niente alla ricchezza dell'altro. Fondamentalmente è questo a cui sei arrivata, va bene? Quindi è lavoro, massimo coraggio, perseveranza, giustizia per arrivare ai tuoi obiettivi, nella comprensione che l'altro ha lo stesso diritto tuo di far successo quanto te. Perché ognuno ha delle qualità, dei talenti unici. Nell'amore stessa cosa, nell'amore hai capito che le persone che si sono interfacciate con te fino a questo momento, che continuano a interfacciarsi una persona più persone, hai capito lo specchio e hai usato, tra virgolette, con amore l'altro per arrivare all'origine di te stessa, di te stesso. Gli avi, i tuoi antenati ti hanno sostenuto e ti sostengono nel coraggio di manifestare l'amore che è tuo per diritto divino. Se stai già insieme a una persona, ti appartiene per diritto divino il fatto di condividere, di condividere la luce dell'amore, la compassione, no? La compassione è proprio ciò che ci deve guidare nel rapporto con l'altro, perché l'altro sei tu. Nel momento in cui provi gioia, ammirazione per l'altro, stai provando gioia e ammirazione per te stesso. Ok, quindi a questo punto io mi vado a fare, cosa porta quindi questo nel lavoro? Prima ci facciamo. Quindi, a che cosa porta questo nel lavoro? Quale attitudine energetica andiamo a manifestare nel lavoro, oltre a quello che abbiamo appena detto? Nel lavoro, come si manifesta questa tua acquisizione spirituale, levatura spirituale? Qual è l'energia tua del lavoro? Nel lavoro, come ti incontriamo nel lavoro e nella realizzazione degli obiettivi personali? Cosa dice lo sciamano? Sì, la montagna sacra. Nel lavoro ti trovo al di sopra di tutti. Perché
Qua c'è un uomo che medita sulla montagna. Allora, la montagna sacra è come se nel lavoro ti guardo essere in una prospettiva completamente diversa. Ti guardo vedere il quadro della situazione dall'alto e a non impersonificarti in quello che accade nelle vicissitudini lavorative. Ossia, guardi tu la situazione dall'alto grazie a questa consapevolezza. E diciamo che hai il quadro completo affinché tu possa guardare qual è la strada migliore per te, perché sei in alto, qual è la strada migliore per te per raggiungere l'obiettivo, con disciplina e perseveranza, senza demordere, ma piuttosto con la gioiosità di procedere e di goderti il viaggio, perché hai acquisito la consapevolezza che ciò che conta è il viaggio, cioè l'obiettivo è quotidiano, è il viaggio. Ti vedo ergerti al di sopra di tutto e tutti, affinché tu possa vedere le strade migliori da seguire, che con perseveranza e disciplina, eccolo qua, vai a conseguire ciò che ti appartiene per diritto divino, con una calma, con una maestà mai avuto prima. Wow! State illuminate, ragazze! State illuminate! Bene! Allora io adesso voglio andare a vedere. Quindi a questo punto ci metto queste carte, voglio farci una croce sul lavoro. Quale ci mettiamo? Ci mettiamo questa. Allora. Sì, cosa accade nel lavoro grazie a questa attitudine? E nel lavoro sei anche un ruolo di guida, eh? Qua c'è una persona che guarda al di sopra le cose, montagna sacra, la montagna sacra. Cosa accade nel lavoro grazie a questa acquisizione? Per le mie ragazze, i miei ragazzi della prima variante della conchiglia. Cosa accade nel lavoro? Cosa porta tale integrazione nel lavoro con questa attitudine del sacro? Sì, ragazze mie, a ricevere tutto quello per cui state chiedendo. 8 di bastoni, regina di coppe, anche se sei uomo, la regina di coppe è l'energia di pazienza, di tolleranza, di speranza. L'8 di bastoni è l'energia in movimento grazie a questa tua attitudine. Nel lavoro, tutto ciò per cui stai chiedendo, grazie a questa attitudine, magari riguardati il video più volte se ne hai bisogno, se ne senti la necessità, arriva, tu ricevi, regina di coppe è quella che riceve, quello per cui ha mosso l'energia che stai chiedendo. Ok? Andiamo a vedere come si sviluppa tutto questo. Ci mettiamo questo qua. Voi vedete così? Ok. Allora, energia del presente. Energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura, conclusione di energia futura. Qua abbiamo regina di coppe, cavaliere di coppe, paggio di coppe, wow, sette di coppe. Ragazze, ragazze, allora nel lavoro stai per ricevere quello per cui tu hai pregato e sperato. Può essere una, o anche il, come si dice, se hai iniziato un corso di studio, qualcosa che ti appassiona, ti piace proprio a livello di, io vedo emozionalmente che mi vibri altissimo, parliamoci chiaro, il tuo lavoro ti soddisfa e ti appaga da un punto di vista emotivo. Laddove non c'è lavoro, ragazze, qua, ragazzi, sta arrivando qualcosa per cui tu hai mosso l'energia, ok? Tramite questi suggerimenti ti arriva ciò per cui emotivamente ti senti coinvolta nel lavoro. Eccola qua, cavaliere di coppe, regina di coppe. Le coppe nel lavoro sono l'energia emotiva, no? Fare ciò che ti appaga. E non c'è ricchezza più grande, perché se tu fai ciò che ti appaga, ti arriva il denaro necessario. Non sei più nella brama della ricerca del denaro fine a se stesso, bensì tu acquisisci una ricchezza interna che di conseguenza ciò a cui vibri all'interno si manifesta all'esterno. Ok? Wow! Vediamo un po'. Allora, situazione del presente. Cavaliere di bastoni. Qua sta arrivando un cambio, ragazze. E ragazzi, sta arrivando un cambio grazie a questa attitudine. Nel lavoro quindi sta arrivando un cambio grazie a questa attitudine, anche repentino. Forse per alcuni di voi è già arrivato.
Se non è ancora arrivato, sta arrivando. A vostro favore c'è questo cavaliere di bastoni con cambio repentino, seguire le proprie passioni, i propri impulsi, e anche un cambio dall'esterno che ti fa seguire quello per cui stai chiedendo. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Al positivo abbiamo la giustizia divina che interviene a tuo favore. Farai la scelta giusta guidata dai tuoi istinti e dalle tue passioni. Rispetto a quello che ti arriva dall'esterno, arriva un cambio per giustizia divina a tuo favore che ti farà fare la scelta giusta. Il blocco qual è stato fino a questo momento? Il blocco erano forse 10 di bastoni, troppe responsabilità, troppi pesi da portarsi addosso a livello lavorativo, cose che non ti appartenevano, responsabilità in più che ha determinato fino a questo momento il blocco di fare una scelta diversa. Oppure il blocco di non seguire le proprie passioni, i propri istinti. Adesso la giustizia ci dice che tu fai la scelta in funzione di ciò in cui credi veramente, grazie a questo, tu attiri dall'esterno tale cambio. Sì, perché c'è uno stancamento qua come blocco rispetto a quello che poteva arrivare nel lavoro, no? Qua tutto fluisce, trovi la strada migliore rispetto alla giustizia divina. Che è successo nel passato? 6 di spade, 5 di spade. Qua c'è stato probabilmente un allontanamento da un posto di lavoro, o hai dovuto fare uno spostamento, o non ti sei trovata bene sul posto di lavoro, o ci sono state delle incomprensioni che poi sono state risolte. Oppure c'è stato uno spostamento del lavoro e quindi questo cambio l'hai già potuto fare fino a questo momento, cioè l'hai già fatto. Oppure c'è stata una mancanza di comprensione con delle persone nel posto di lavoro, con altre persone sul posto di lavoro, necessità di parlarsi, però ci sono ancora magari dei pesi che ti stai portando addosso nel lavoro, troppe responsabilità. Però io ti dico che tu, ecco perché c'è prima il 5 di spade e il 6 di spade, tu eliminando l'odio, capendo che l'altro fuori da te sei sempre tu, per alcuni di voi avete già risolto delle questioni di male incomprensione, va bene? Con coraggio e giustizia, tu le hai già risolte. Oppure alcuni di voi hanno fatto uno spostamento sul posto di lavoro e questo cambio c'è già stato. Sappi che la giustizia entra in merito a tuo favore. Qua verranno prese delle decisioni giuste per cui stai aspettando. Vediamo che succede qua. Sì, pieno successo in ambito lavorativo, ragazze. 6 di bastoni, eh. Grazie a quello di cui abbiamo detto, coraggio, giustizia e perseveranza. 6 di bastoni eremita, qualcuna di voi, grazie a questo coraggio raggiunto, può esserci un conseguimento di un obiettivo. E per un obiettivo successivo andare prudenti per raggiungere l'obiettivo successivo. Vediamo? Sì, imperatore. Allora io qua vedo che tu, per alcuni di voi che stavano aspettando qualcosa di importante, pieno successo in questo, anche un contratto a tempo indeterminato, qualcosa nel lavoro che le fa, c'è un imperatore qua che con queste carte bellissime proprio significa il pieno successo. Quindi nel lavoro tu ottieni ciò per cui stavi sperando. Va bene? E qua la decisione viene presa a tuo favore se hai fatto un concorso o se devi superare un esame, va bene? A tuo favore. L'eremita qua ci dice che o tu puoi essere un segno di terra oppure un segno di fuoco. Fatto sta che qua nel lavoro si ha un pieno successo, un pieno esito dei tuoi progetti. Mettere su qualcosa di importante o fare qualcosa di importante. È possibile che alcuni di voi si debbano allontanare da un posto di lavoro per andare da un'altra parte, perché stavano aspettando una chiamata, la giustizia, una decisione da parte di qualcuno, sei tu che prendi una decisione. Fatto sta che nel lavoro questa acquisizione di cui abbiamo parlato prima ti porta a una piena soddisfazione e come si dice, un pieno esito. Ti dico che se ti stavi portando delle responsabilità addosso, questo impediva le scelte giuste, o troppi carichi che erano a blocco per fare una scelta diversa, io ti vedo alleggerirti dalle responsabilità con l'eremita qua, cioè allontanarti dalle troppe responsabilità che erano il blocco che ti hanno impedito di costruire qualcosa fino a questo momento. Wow, ok, andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo nel lavoro. Sì,
Allora, scambiarsi doni è un'energia bellissima, quindi grazie al fatto che tu hai il coraggio, giustizia e perseveranza di raggiungere i tuoi obiettivi, i tuoi scopi, qua ti vengono fatti dei regali insperati. Nel lavoro arriva una comunicazione, degli scambi meravigliosi che hanno a che fare con la luce dell'amore e di compassione che tu stai svolgendo fino a questo momento. Quindi nel lavoro ci sono notizie meravigliose che riguardano un successo, un pieno esito, un contratto di lavoro, un superamento di esami. Qualcosa che ha a che fare proprio con un successo di un tuo progetto, forse ha a che fare, tu porti avanti un progetto, c'è un pieno successo e vieni chiamata per la tua maestria, o chiamato per la tua maestria grazie a questo progetto. Va bene? Qualcosa che tu stavi aspettando da tempo. Yang, energia di piena manifestazione dei desideri sul lavoro. Meraviglioso, ragazze e ragazzi, complimenti. Adesso ci andiamo a fare l'amore. Cosa porta questa acquisizione spirituale, questa levatura spirituale a cui siamo giunte nell'amore? Vediamo. Allora, vediamo nell'amore. Nell'amore, a cosa porta quello che avete integrato a livello di evoluzione spirituale? Cosa porta nell'amore? Allora, amore, per le mie ragazze, i miei ragazzi della prima variante della conchiglia, cosa porta questa acquisizione spirituale in amore? Sia che abbiate qualcuno, sia che non ci sia nessuno, eh? Sì, qua abbiamo un re di denari e un 10 di bastoni. Qua mi può dire che la situazione in amore è stata un po' pesante per delle responsabilità. O qualcuno che non si è fatto sentire, può essere un re di denari, o tu puoi essere un re di denari, troppo improntato sulla parte lavorativa, troppe responsabilità. Quindi o la parte lavorativa o altre responsabilità di altra natura. Può essere tu, la tua persona di interesse. Quindi se sei singolo hai dato molto spazio a te stessa, a te stesso per realizzare degli obiettivi lavorativi, e questo a livello di situazione sentimentale hanno un po' stancato la situazione. E se abbiamo una persona di interesse, la persona di interesse era, la situazione era un po' appesantita in amore perché c'erano degli interessi economici o degli interessi di altra natura da portare avanti, degli altri assunti da portare avanti. Ok, vediamo come si sviluppa questo. Situazione del presente, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata. Energia futura, conclusione di energia futura. Qua abbiamo un po' di stancamento, paggio di bastoni, 6 di coppe, 5 di denari, 5 di bastoni. Io qua vedo che alcuni di voi c'è potuta essere una discussione con qualcuno e questo vi ha lasciato un po', come dire, ci possono essere state delle discussioni con qualcuno per questioni lavorative o per questioni di denaro, oppure qualcuno vi ha lasciato da sole per altre responsabilità. Magari potevano essere dei figli queste altre responsabilità. Fatto sta che vedo la situazione dell'amore che si è ripartita, poi a un certo punto poi si è rifermata, cioè per della pesantezza che po è potuta esserci fino a questo momento. Se siete da sole, ragazzi, è come se voi ci possono essere state delle problematiche di altra natura che potevano riguardare il lavoro o altre cose. Voi avete voluto tornare a sognare nell'amore. Però è come se aprendovi, per aprirvi al nuovo, c'erano un po' di stress di varia natura. Ecco, se siete da sole. Forse ci possono essere dei bambini in mezzo. Fatto sta che qua la situazione è un po' appesantita. Andiamola a vedere adesso. Situazione del presente in amore. Ragazze, qua c'è un due di coppe. Se non è arrivato, sta arrivando l'amore. Io vedo che alcune di voi stanno viaggiando un amore altissimo qua. Hanno già una coppia, hanno già una persona, un amore importante. A discapito di quello che abbiamo detto prima, magari le responsabilità erano di natura economica o altre responsabilità. Qua abbiamo molte di voi un amore bellissimo che stanno vivendo. L'energia è proprio d'amore. Eliminare l'odio. Con una persona di interesse con cui già state. Se non è arrivata questa persona di interesse, qua state già viaggiando altissimo grazie al fatto che sono uscite carte bellissime qua, eh? E voi avete la giusta prospettiva, qua c'è un uomo sulla montagna per affrontare le cose, sapendo che l'altro sei sempre tu, è uno specchio di te. Sì, vediamo al positivo cosa abbiamo. Al positivo un due di spade. Questo significa il due di spade è la scelta, che quando è al negativo è come non saper cosa scegliere, no? Bene,
Invece al positivo ci dice che la scelta viene fatta. Se sei da sola, significa che tu ti apri all'amore, due di spade al positivo. È possibile anche che un'amicizia diventi qualcosa di più. Anzi, sulla base di un'amicizia, una base solida, si forma l'amore. Il due di spade al positivo significa che non ci sono più dubbi e incertezze. E anche che una comunicazione o le comunicazioni che erano bloccate riprendono. La comunicazione ritorna a fluire quando al positivo. Si sceglie di comunicare in modo fluido. Se sei da sola, tu scegli di aprirti all'amore, perché qua è un amore da favola che sta viaggiando intorno a te, nell'area presente. 2-2 mi dice già che l'armonia degli opposti sta avvenendo. Ok, laddove c'era qualcuno di indeciso, una comunicazione che era un po' bloccata, ok, Paggio di bastoni, 10 di bastoni, una comunicazione appesantita, o le comunicazioni erano appesantite per altre responsabilità o le situazioni non lo permettevano, qua si fa lo sforzo di comunicare questo amore. Il blocco qual è? Il blocco è la regina di bastoni. Allora, ragazzi miei, se siete da soli, il blocco può essere la vostra stessa energia, anche se sei uomo, eh. Cioè, la regina di bastoni negativo è un carattere un po' egoista, è un carattere un po'. Se siete da soli, sto dicendo, per aprirvi all'amore, un carattere troppo orgogliosa, ecco, al negativo, la regina di bastoni, soprattutto se siete da sole. Quindi, come se qui voi fate la scelta di aprirvi alla parte emotiva, essere meno orgogliose. Quando dico orgogliosa al negativo è l'ego, va bene? E se siete da sole questo. Quindi troppo orgoglio nel dare la possibilità a qualcuno, va bene? Invece, se c'è una persona, ragazzi, la regina di bastoni al negativo significa che c'è una persona molto orgogliosa che può essere stato il blocco nel prendere una scelta in funzione di questo amore. Quindi il blocco può essere proprio a livello caratteriale, una persona che ha un carattere che va al blocco. O puoi essere tu, rispetto alla persona a cui stai pensando, che ha avuto un blocco caratteriale nei tuoi confronti, o questa persona era troppo orgogliosa o tu eri troppo orgogliosa. Questo può essere stato il blocco nel prendere una scelta, visto che il due di spade però è positivo qua, in funzione dell'amore, la condivisione. Tant'è che qua abbiamo detto eliminare l'odio, ciò che a livello di acquisizione spirituale ti fa aprire la porta all'amore è proprio il fatto che se mi va una regina di bastoni al blocco con una persona orgogliosa, se hai proiettato una persona orgogliosa davanti o anche un po' caratterialmente un po' ingestibile, perché c'era una parte di te interna che grazie a quella persona hai visto, a cui tu dovevi dare ascolto, che ti ha creato un blocco interno o ha creato un blocco nella relazione, e benedicendo e battezzando quella persona apri le vie alla risoluzione. Che è successo nel passato? Sette di coppe. Giustizia. Io qua vi vedo lottare per fare la scelta giusta. Io qua vedo che voi avete. Nel passato avete voluto fare la scelta giusta, cioè le scelte giuste che vi appartengono. E qua se c'erano altri pretendenti, voi avete fatto la scelta di una persona soltanto, perché c'è stata una persona in particolare che vi ha preso il cuore. Per alcune di voi è la scelta di rivelare questa cosa a questa persona, alcune, eh? Togliersi dosso i pesi dell'orgoglio. E se siete da sole, io dico che qua, nel passato voi avete lottato per la scelta giusta in amore. E il blocco era un po' di orgoglio qua. Quindi abbassare un po' le difese da un punto di vista mentale e egoico, se siete da sole. Rispetto a una persona poteva essere il blocco, se c'è stata un'altra persona, cioè nel senso se avete una persona in mente, il blocco era caratteriale. Quindi voi avete lottato per fare la scelta giusta in conformità del cuore piuttosto che dell'orgoglio. Qua ci sono comunicazioni oppure mancanza di coraggio nel rivelarvi qualcosa da parte di qualcuno. Adesso qua vi viene rivelato qualcosa, si fa la scelta. Vediamo un po' che succede qua. Sì, la forza. Vedi? Regina di bastoni, forza. Qua c'è orgoglio. In negativo, eh? Vediamo un attimo qua. Forza. Asso di bastoni.
Allora, qua sì, c'è qualcuno, sì, Re di Spade, c'è qualcuno che prende la decisione. In amore che succede? C'è qualcuno che combatte per te. Allora, c'è qualcuno che combatte per te, sceglie di parlarti laddove ci sono stati dei fraintendimenti o per problemi caratteriali, se già conosci questa persona, perché la Regina dei Bastoni è negativo, ripeto. Qua a tuo positivo tu fai la scelta anche di impegnarti in una comunicazione, prima di tutto tu, la scelta di impegnarti con la forza, di mettere la voglia nel comunicare, nell'aprirti, laddove magari prima non l'hai fatto perché varie vicissitudini, perché ricordiamo a eliminare l'odio. E qua il Re di Spade con questi aspetti mi dice che c'è una comunicazione netta da parte di... Tu vai a chiarirti con qualcuno. Per alcune di voi donne, qua siete voi che avete proiettato una persona con un carattere un po' eccessivo, orgoglio, orgoglio, ma anche del segno del leone, Sagittario, Ariete, vabbè. Al di là di questo, questa stessa energia di orgoglio viene manifestata nei tuoi confronti che stai guardando, con la voglia di apertura, con la voglia di impegnarsi, mettere lo sforzo con la forza in una conversazione che va a chiarire ogni cosa, va bene? Ricordiamo il due di coppe, qua c'è un amore bellissimo. Se c'erano problemi comunicativi si risolvono. Per alcune di voi donne, stavo dicendo, siete voi che da che magari avete messo troppo orgoglio davanti a una persona, fate la scelta di mettere la voglia di comunicare in modo aperto a questa persona, che può essere un segno d'aria, Re di Spade, oppure essere una persona più logica di te, un po' più, diciamo, un po' più fredda sulla parte emotiva. Ma qua c'è un amore da favola, eh? Se siete da sole, ragazze mie, qua vi aprite, fate lo sforzo, fate la scelta di aprirvi a questa persona che arriva. Ve la intenderete sotto un profilo mentale subito e passionale. Quindi eliminare l'odio significa che l'altro sei sempre tu. Con coraggio, giustizia e perseveranza tu fai le scelte giuste perché guardi tutto dall'alto. Andiamo a chiarirci questa forza. Cosa arriva nell'amore grazie a questo? Perché la forza, regina di bastoni, non c'è dubbio, guardate al positivo, eh? Allora, se avevi una persona, dal negativo si passa al positivo. Io vedo che una persona in particolare mette tutta la voglia di comunicarti in modo chiaro e lottare per te, da che c'erano dei pesi e delle responsabilità. Vuole ottenere questo amore. Puoi essere anche tu che stai guardando, soprattutto se c'è stato un fraintendimento, un malintendimento con una persona e tu vuoi fare la scelta giusta, perché magari hai capito che il tuo carattere è un po' particolare, hai capito, come ci dicevano qua, che l'orgoglio non vai da nessuna parte con l'orgoglio, allora tu fai la scelta, in questo caso, di metterci la voglia di comunicare per un nuovo inizio con questa persona. Invece, se sei da sola, tu è la stessa tua energia di quel carattere un po' particolare che lo metti in positivo. Vediamo quest'asso di bastoni. Due di coppe, oh mio Dio, questo è un amore bellissimo. Qua si comunica per l'amore. Sia che tu conosca una persona, ci stai già insieme, laddove ci sono incomprensioni di natura caratteriale, qua si lotta per l'amore. Questa persona nei tuoi confronti e tu per questo amore. Re di spade, per favore. Re di spade, re di spade. Allora qua mi dicono che io penso che qua tu abbia avuto una discussione, ci possono essere delle scelte riguardanti una persona che è diversa da te a livello caratteriale. Re di spade significa che è una persona che è un po' più logica, meno aperta alla parte emozionale per alcune di voi, ma voi combattete per farvi spiegare a livello verbale per un nuovo inizio e va a buon fine, 100%, va bene? Perché questa persona combatte per te, perché tu sai che è innamorata qua, nonostante tutto. Qua c'è chiarezza, responsabilità, determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Voi vi fate anche spiegare delle cose, qua c'è un cavallo di denari, forse questa persona è andata un po' più lenta o aveva delle responsabilità di altra natura. Ma qua ci sarà una chiarezza volta all'insegna dell'amore, costi quel che costi, ok? Ok, wow, andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo. Non è per voi. Costruire palazzi, tutto ciò che brilla, qua vi verranno svelate la verità di molte cose affinché si mettano le basi di un nuovo inizio. Tutto ciò che non fa per voi a livello di una relazione d'amore può essere un carattere da parte di una persona un po' particolare, troppo orgoglioso, viene messo da parte.
Scambiarsi i doni per un equilibrio meraviglioso. Quindi, ragazze mie, è una stesa bellissima, bellissima, grazie al fatto che eliminiamo l'odio, cioè portarsi dei pesi rispetto all'altro. La montagna sacra ci dice: guarda tutto dall'alto senza impersonificarti, attenta al carattere troppo orgoglioso. In questo senso, metti da parte l'ego, apri il cuore come il due di coppe, perché c'è un amore bellissimo. Laddove ci sono incomprensioni, apri il cuore, hai il coraggio e la giustizia divina dalla tua parte perché hai integrato tantissimi doni spirituali. Detto questo, ragazzi miei, ragazzi, io ho finito e mi auguro che abbiamo fatto un'analisi chirurgica approfondita di alcuni punti importanti. Io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante del tappo. La mettiamo qua. Ok, andiamo a vedere che cosa avete integrato fino adesso. Qual è quindi l'acquisizione spirituale che a livello cosciente, quindi con un lavoro disciplinato su voi stesso, su voi stessi, a livello inconscio, perché gli eventi della vita ti hanno portato a integrare delle lezioni spirituali importanti, andiamo a vedere qual è tale acquisizione spirituale che poi va a riversarsi, andremo a vedere, ad analizzare nell'ambito lavorativo e sentimentale come si va a riversare questa acquisizione spirituale. Allora, cos'è che avete integrato fino a questo momento per i miei ragazzi e ragazzi della seconda variante del tappo? Eccola, la fertilità. Quindi, terreno fertile per nuovi inizi, la fertilità. Angelo Caliel, risolve problemi, fulcro di benedizione, protezione dalle avversità. Allora, la fertilità, ragazze, c'è poco da aggiungere. Cioè, avete, ragazzi, avete integrato proprio un terreno fertile. Che cos'è un terreno fertile? Dove qualsiasi cosa metti in quel terreno prende vita. Quindi avete ripulito il terreno che è la radice all'interno della quale si può manifestare qualcosa di meraviglioso se è pulito. E quindi le basi avete ripulito. Siete diventate fertili, quindi qualsiasi cosa mettete in un terreno fertile germoglia. Quindi sia nell'amore che nel lavoro la fertilità. E risolve problemi, fulcro di benedizione, le benedizioni. Interessantissimo, eh? Adesso si aprono vari scenari, andiamo subito a vedere quindi con questa fertilità a che punto state adesso e come tale acquisizione spirituale la andiamo a praticare nella materia. Ci mettiamo subito l'oracolo di Sefirion che ci dà indicazioni preziosissime sull'anima e su come praticare questo adempimento spirituale. Vediamo un po'. Allora, da quale carta di posizionamento partiamo rispetto a che punto sono adesso le mie ragazze e i miei ragazzi con questo dono della fertilità, terreno ripulito, benedizioni? Dove la applichiamo adesso questa fertilità? Come adoperarci al meglio? A che punto sono adesso, avendo integrato questa fertilità? Vediamo questa. Allora, vediamo qual è il regno. La dimensione astrale, anche nell'altra variante, quindi pensieri, emozioni, sentimenti, ma soprattutto pensieri, le forme pensiero, le vostre forme pensiero, ossia i pensieri che create con il vostro potere di affermazione del verbo e quello che, su cui state lavorando, sono pensieri fertili. Il vostro pensiero ha fertile, come si dice, fertile manifestazione. Quindi tutto ciò che ha a che fare con i vostri pensieri, le emozioni sono fertili. Quindi tutto ciò che pensate ha un potenziale enorme di manifestazione più veloce del solito. Andiamo a vedere un attimo, perché le vostre credenze, no? La radice sono i credo madre, e le credenze quelle del substrato che ci impediscono a volte di manifestare delle cose importanti perché siamo radicati con delle credenze inconsce. Avete lavorato bene su quello. Andiamo a vedere quindi sulla dimensione astrale,
qual è la carta di riferimento. Quindi i pensieri sono fertili, manifestate più velocemente del solito. Ok, vediamo. E vi sentite così anche, eh? Laddove non vi sentite ancora così, questo è ciò a cui tendono questi messaggi. I vostri pensieri sono fertili, pensate, si manifesta molto più velocemente del normale. Quindi attenzione ai pensieri, perché siete fertili, belli e ripuliti. Vediamo un attimo. Vediamo. Wow, 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 avete una mente enorme, ragazze, eh? Gli spiriti intelligenti. Conciliazione interiore, pacifica la tua anima nell'amore. Ragazze, allora, qua i vostri pensieri sono dominati dall'apertura mentale. Molte di voi stanno studiando veramente tantissimo, stanno praticando proprio la legge spirituale con le conoscenze che vi ho suggerito nel canale, che vi metto sempre nelle playlist, Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere. Per le ragazze nuove invito a studiare quei contenuti, perché questo ha a che fare con la pratica proprio della legge spirituale. Allora io vi dico già una cosa, a che punto siete adesso rispetto a quello che avete integrato? I vostri pensieri sono di una manifestazione talmente veloce che prima non era possibile, mo sì, adesso sì. Sì, ok, io mi passo subito alla parte lavorativa adesso, ok. Quindi, voi vedete così. Vado, lo metto qua per ora, ok. Allora, con che attitudine questa fertilità viene praticata nelle attività lavorative? Che cosa hanno integrato grazie a questa fertilità di pensiero? Quindi il titolo proprio di questa seconda variante è: il tuo pensiero manifesta istantaneamente. Già è così, però tu ne hai proprio coscienza di questo. Mi spiego: ogni tua cellula vibra tale pensiero, i pensieri creano la realtà, la tua realtà è fertile dei tuoi pensieri, di quello che stai seminando dentro di te. Vediamo con che attitudine agiamo nel lavoro, grazie a questa predisposizione. Cosa dice lo sciamano? Sì, il colibrì. Anche se tutto ti sembra impossibile, tu ce la fai. Il colibrì è un uccellino piccolino che ha talmente tanta forza di creare qualcosa di inimmaginabile, cioè si erge proprio al di sopra di quelle che possiamo vedere piccole capacità. Invece è molto più forte di quanto lui abbia creduto. Tu sei molto più forte di quanto tu possa aver mai creduto. Quindi, grazie al fatto che tu hai allargato la mente, il tuo pensiero è lucido, i tuoi pensieri manifestano molto più di quanto pensavi in precedenza, perché hai fatto un ottimo lavoro di pulizia, nel lavoro il colibrì è l'attitudine che hai. Cioè, se tu vuoi realizzare un progetto, o se tu hai a livello, all'interno del posto di lavoro, in passato ti potevi sentire piccolina o piccolino rispetto a qualcosa di grande, anche grandi problematiche, tu ce la fai. Tu ce la fai, perché i tuoi pensieri sono fertili della tua grandezza, in qualità di essere umano che può qualsiasi cosa. Seppur mortale, seppur può essere ucciso un essere umano, ma ha una grandezza come quella del Cristo. Ok? Quindi, seppur a volte ti puoi sentire piccola o piccolo, l'acquisizione spirituale che hai avuto ti fa superare qualcosa di inimmaginabile. È come se spostassi la montagna con un dito. Questa è la tua attitudine nel lavoro. Così vai a manifestare quello che vuoi nel lavoro. Wow, ok, ci andiamo a fare una stesa, una croce sul lavoro. Ci mettiamo sul lavoro, ci mettiamo queste. Sì, allora, cosa accade nel lavoro con questa attitudine del colibrì? Alle mie ragazze e miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante del tappo. A cosa porta tale integrazione nell'ambito lavorativo?
cosa porta tale integrazione nell'ambito lavorativo? Allora, a cosa porta tale integrazione nell'ambito lavorativo, tale fertilità? Allora, qua abbiamo un 2 di denari e 5 di bastoni. Vedo che la situazione attuale lavorativa è un po' in dubbio, un po' di conflittualità, un po' di energia tesa, o con colleghi di lavoro, oppure tesa. L'energia può essere tesa, che è un'energia un po' di dubbio che ti fa come se non siamo in grado di risolvere le conflittualità o problematiche con qualcuno, o essere sicuri di passare un esame perché ci sono delle competizioni, c'è altra gente in mezzo. No, no, no. Ricordati che i tuoi pensieri sono fertili, ciò che pensi manifesti. Io sono geniale, io sono l'assoluto, io sono unica, io sono unico, io supero brillantemente questo momento, io sono, mi spiego, no? Io sono, ricordiamo il pensiero, ok, vediamo dove va. Aspetta, questa la metto qua, voi vedete se metto questo qua più o meno. Aspetta, lo metto qua, forse è meglio. Ok, allora, situazione del presente, energia positiva, energia negativa, passata, futura, passata, futura, energia di conclusione. Qua abbiamo un po' di energia tesa sul lavoro, 5 di bastoni, qua abbiamo il papa, il sole, il 2 di coppe. Allora, se avete un progetto lavorativo, ragazzi, c'è un'energia un po' tesa per sapere se di competizione, magari pensate che se state aprendo un negozio, se state investendo in un'attività, di non farcela, ok? Ricordiamo il colibrì, il pensiero crea, questa è proprio la stesa sul potere del verbo, eh? Io vedo, molti di voi hanno raggiunto una felicità nel recente passato rispetto a qualcosa, e qua ci può essere energia un po' tesa riguardanti un capo, un datore di lavoro, oppure rispetto a un progetto che avete. Va bene, vediamo un attimo. Situazione del presente nel lavoro. Qua abbiamo un po' di confusione, di dubbi, un po' di paura. La situazione non è chiara, c'è la luna. Vediamo il vostro positivo cosa avete. Allora, 9 di spade al positivo. Sapete cosa significa? 9 di spade è un'energia di ansia, di preoccupazione, non dormirci la notte, preoccupazioni per ciò che non sappiamo ancora. Il 9 di spade al positivo significa che, adesso, grazie al potere del verbo, a questo che ha acquisito la fertilità, tu non hai più preoccupazioni, vengono fuori le preoccupazioni, si recidono. Se c'erano problemi rispetto a ansie sul lavoro di qualsiasi natura o non c'era proprio lavoro, tu ricordati che se stai facendo un esame o qualcosa, tu vinci. Le preoccupazioni sono al tuo il 9 di spada al positivo. Il blocco qual è? Il blocco è un cavaliere di bastoni. Qua significa che il blocco è come una, non sapevi se una comunicazione era, cioè il cavaliere di bastoni può essere un cambio repentino che è arrivato, che ha determinato il blocco, adesso non saper come fare, non saper come gestire, non saper questo cambiamento che cosa porta, essere preoccupate, essere no. Se è una situazione di questo tipo, ricordiamo che tu stai già nel potere. Il cavaliere di bastoni qua ci dice al negativo situazioni che possono essere sopraggiunte e che ci hanno un po' destabilizzato e che hanno determinato un blocco. Oppure un cambio che tu volevi fare però non era possibile fare fino a questo momento perché ti sei ritenuto piccolino nell'affrontare un cambio grosso. Oppure il comportamento di qualcuno a livello lavorativo con cui ci sono stati dei litigi, delle ansie e ci sono delle preoccupazioni. Ma questo si risolve, eh? Vediamo che è successo qua. 3 di spade, 6 di bastoni. Allora io qua vedo che o c'è stato un blocco comunicativo che ti ha creato del dolore a livello lavorativo con qualcuno, un collega di lavoro, qualcuno, un socio, sì, per orgoglio da parte di questa persona, per orgoglio, magari c'è l'orgoglio sul lavoro. È questione di orgoglio un po' qua questi bastoni, o per rivalsa l'uno sull'altra, mi spiego? O c'è stato un blocco proprio comunicativo per orgoglio con qualcuno nel lavoro, oppure da che si erano avuti dei riconoscimenti pubblici, dei riconoscimenti lavorativi, c'è stato un cambio repentino che ha chiuso o un posto di lavoro o una connessione sul piano lavorativo. E io qua ti vedo un dubbio, incertezza.
Vediamo un po' che succede qua. Il giudizio, no, l'appeso, 8 di coppe. Qua viene un cambio, dopo tanto tempo. Sì, qua ricevi con un po' di pazienza, grazie al fatto che tu ce la fai e hai coraggio, ciò per cui stai chiedendo nel lavoro. Allora, c'è appeso 8 di coppe e regina di coppe, cioè la regina di coppe è colei che riceve, è colei che è paziente, ha la giusta pazienza di aspettare, di ricevere ciò che merita. E con l'appeso, qua ti dico che tra un po' di tempo, un po', a seconda di ognuno, per ognuno di voi, il colibrì ti dice ha il coraggio di uscire fuori dalle situazioni impensabili, perché manifesta una forza innata che è al pari di un drago, va bene? Ricordiamo la fertilità. Tu vai a ricevere un cambio, l'otto di coppe, un cambio, magari anche un'attività autonoma puoi aprire. Dopo tanto tempo, dopo tanto stancamento, tu vai a fare un cambio nel lavoro. Con la regina di coppe e ricevere i risultati di questo cambio, perché tu le preoccupazioni spariscono. Arriva questo cambio e tu ricevi ciò che stai chiedendo grazie anche al potere del verbo e alla pratica della legge spirituale. Quindi, come va nel lavoro rispetto a quello che hai acquisito? La conciliazione interiore pacifica la tua anima nell'amore, che vuol dire che i tuoi pensieri sono ampi. La tua mente è ampia, hai la forza di un drago, nonostante ti possa sentire piccolino o piccolino, e qualsiasi problematica, io ti dico che tra un po', grazie alla tua pazienza, riceverai ciò che hai chiesto, ciò che vuoi, nel lavoro. Va bene? Se parli di un posto di lavoro, qualcosa per cui sei preoccupata o non c'è lavoro, qua tu ricevi. Questo ti porta l'angelo Caliel, ricevi ciò per cui ti vedo preoccupata e non sai. Va bene? Voglio vedere qua adesso questo appeso di cosa parla. Un attimo. Nel lavoro, perché l'ha appeso? La luna, sì, qua ci sono paure inerenti a un blocco lavorativo. E l'otto di coppe. Asso di bastoni, un nuovo inizio sul piano lavorativo, una chiamata o qualcosa che ti porta a fare un cambio. Tra un pochino, la regina di coppe cosa riceve? L'eremita, ho qua delle scuse da parte di qualcuno che è stato orgoglioso a livello lavorativo per un nuovo inizio, oppure l'eremita, tu ti allontani da un posto di lavoro perché chiedi di più, perché ti senti effettivamente un drago e non piccolino piccolino. Così, qua tu ricevi qualcosa dopo tanto tempo, eh? Dopo tanto tempo, quindi stai sicura 100%, utilizza il potere del verbo, io sono l'assoluto, io sono geniale, io sono creativa. Io sono empatica, io sono ricettiva, io merito di ottenere tutto ciò che è mio per diritto divino. Andiamo a vedere cosa dice l'oracolo sul lavoro. Sì, allora tutto torna a fluire, a dire il vero, è proprio una chiamata, qualcuno che ti dice qualcosa per un nuovo inizio, tu ricevi ciò che chiedi, anche una persona che si toglie le maschere e ti chiede scusa, probabilmente in ambito lavorativo. Con cui si erano bloccate le comunicazioni, le tue preoccupazioni vengono al termine, va bene? Un'altra carta, un bivio, sì, si fa la scelta, un aiuto, qua riceverai un aiuto per fare una scelta definitiva, ricevendo ciò che hai chiesto. Ricevi degli aiuti sul piano lavorativo che ti impongono una scelta, forse una scelta di allontanarti da un posto di lavoro, di fare un cambio sul posto di lavoro, e qua ti viene dato un aiuto per questo tuo coraggio. Per questo tuo coraggio, quindi se c'erano problemi anche economici, problemi di denaro, non vi preoccupate che state per ricevere tutto ciò per cui avete avuto pazienza. Serve un po' di pazienza in questo caso, perché state ricevendo la verità che vi appartiene. Grazie alla fertilità che risolve i problemi, ricordiamo, in ambito lavorativo per un nuovo inizio. Diamoci una carta, un'altra carta sulla regina di coppe, ancora perché la regina di coppe? 5 di coppe, qua ci possono essere state delusioni sul piano lavorativo, però qua o in ambito o con un capo, con qualcuno, tutto si risolve, ricevete l'aiuto o da questo stesso capo, il sostegno empatico, o una persona che vi sostiene, vi aiuta se volete fare un cambio, 100%, ricordate la forza del colibrì, vi sentirete un drago da che vi siete sentite piccoline, perché qua non ci sono carte negative, e quindi è tutto un processo di manifestazione della tua ricettività. Ok? Ok, passiamo all'amore. Vediamo un po' in amore a cosa porta questa fertilità. Vediamo in amore a cosa porta questa fertilità.
vediamoci questa. Allora, in amore, a cosa porta questa fertilità dell'angelo Caliella, questa acquisizione spirituale di risoluzione di problematiche, gli spiriti intelligenti, che è proprio lo spirito del tuo sé superiore con cui sei connessa, che ti dettano anche intuitivamente la strada da seguire senza avere più problemi? Andiamo a vedere in amore cosa accade grazie a queste acquisizioni spirituali. Allora, cosa accade in amore alle mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante del tappo? Allora, qua io vedo tre di bastoni e la forza. Ci può essere una distanza tra te e qualcuno, ma allo stesso tempo io qua vedo un impegno con la forza di metterci proprio la voglia nel fare qualcosa. Si aprono le possibilità. Se qua sei da sola, ragazze mie, torni a sognare di nuovo, o da solo torni a sognare di nuovo, con l'entrata di una persona che ci mette l'impegno, ha voglia di metterci l'impegno per aprire le possibilità a qualcosa di nuovo. Se hai una persona in mente e c'è una distanza, questa persona vuole mettere l'impegno nell'aprire le possibilità, accorciare le distanze. Oppure aprire le possibilità, mettere l'impegno ad aprire le possibilità a qualcosa di nuovo. Andiamo a vedere. Energia del presente, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura, conclusione di energia futura. Allora io qua vedo una forza, la regina di bastoni, il papa, la regina di spade, la temperanza. Allora io qua vedo che tu hai lottato per una, sei stata molto chiara per una connessione importante. Più importante per fare un upgrade della relazione con qualcuno. E io qua vedo che tu adesso ci metti l'impegno e lo sforzo per conquistare questo impegno, così come una persona ci mette l'impegno e lo sforzo per anelare a questa connessione importante, un upgrade della relazione, cioè in più. Va bene? Sì, perché io qua vedo che qua sta arrivando una connessione molto importante perché tu hai lottato qua, eh? Cioè Papa, Regina di Bastoni e la Forza. Qua arriva una persona che vuole mettere l'impegno nella connessione. Fertilità, ricordiamo, anche qualcosa in più. Se stai già insieme a questa persona, anche creare una famiglia, qualcosa in più. Se qua io vedo che c'è una Regina di Spade, magari un'energia che ha lottato per conquistare qualcosa di più serio, tu la ottieni, eh? Se eri un po' fredda rispetto alla parte emozionale, io qua vedo che arriva una persona nuova che ti coinvolge totalmente e con cui vedi tanta fertilità perché metterà l'impegno. Ok, vediamo qua l'energia del presente in amore cos'è, com'è. Qua c'è un re di coppe, molti di voi stanno vivendo già un amore importante o con una persona importante, può essere di un segno d'acqua o comunque c'è una persona importante in questo momento. Quindi il Re di Coppe ci dice che in questo momento l'amore, se non c'è ancora, l'energia del presente è quello che è in arrivo per te. Io vedo che c'è una persona predisposta ad amare, puoi essere tu o puoi essere la persona di tuo interesse, con il cuore aperto, stabile nelle emozioni, nei sentimenti che prova per te. Se non c'è, è in arrivo, perché ti vedo ricettiva all'amore. Al positivo, asso di bastoni, non c'è alcun dubbio. Una nuova opportunità di comunicare, di mettere lo sforzo, di impegnarsi, sia che ci sia qualcuno già nella tua vita, e la nuova opportunità di manifestare più empatia nei tuoi confronti, una nuova opportunità da dialoghi diversi dove si manifesta più ricettività, più empatia, si è più inclini all'amore, alla parte emozionale. Va bene? Se sei da sola qua è in arrivo, eh? Un nuovo inizio, l'opportunità di parlare con qualcuno, forse un segno d'acqua, e di sentirti attratta da questa persona. Ok, vediamo il blocco. Il blocco è il 10 di denari. Se stai già insieme a questa persona, il blocco potevano essere degli impegni di altra natura che non riguardavano l'amore, perché qua c'è il Re di Coppe, che è una persona che ama. Quindi al blocco, per manifestare questo nuovo inizio, ci potevano essere delle altre responsabilità o riguardanti il lavoro o altre famiglie o dei figli. Oppure se sei da sola, il blocco poteva essere o la tua famiglia d'origine,
Oppure delle situazioni lavorative che non ti hanno fatto aprire ancora l'amore? Ok, che è successo qua? Il diavolo e la morte. Allora, alcune di voi hanno iniziato un ciclo completamente nuovo della loro vita. Perché qua c'è arrivata una trasformazione, molti di voi che stanno già vivendo questo amore, che adesso fa un upgrade in più per la fertilità, ricordiamo. E siete state travolte dalla passione, può essere anche un segno del Capricorno, Scorpione, vedo. Sì, ma al di là di questo, al di là del segno, vedo che nel recente passato c'è stata una trasformazione nell'amore e c'è entrata una persona che vi ha travolto di passione. E adesso si appresta a fare un upgrade della relazione. Forse il blocco era un'altra responsabilità. Oppure, se siete da sole, io vedo qua che siete andate incontro a lottare prima di tutto per i vostri interessi lavorativi e professionali, e poteva essere il blocco per conseguire gli obiettivi lavorativi personali e poi adesso aprirvi l'amore, perché vi vedo tranquilla. Sì. Ok, vediamo che succede qua. Il carro, l'asso di spade. Io qua vedo che si accorciano le distanze per coloro i quali hanno una distanza. Netto e chiaro. Qua c'è l'appeso. Allora, se aspettavate delle comunicazioni importanti da parte di qualcuno che vanno a tranciare ogni dubbio rispetto a situazioni un po' particolari che riguardavano altre responsabilità, ce l'avete. Io qua vedo l'appeso, che significa per un upgrade del rapporto bisogna attendere un po' più di tempo. Perché se qua volete famiglia, la fertilità, ok? Allora io vedo che se volete famiglia, un impegno, come dire, allora qualcuno qua ci mette la voglia 100% di impegnarsi in una connessione più profonda, va bene? Una connessione più profonda, in un vincolo più profondo. Mi viene spiegato anche il motivo magari di particolari ritardi, però non è più un problema. Non è più un problema nella misura in cui era un problema, non è più un problema, perché vedrete chiarezza, vedrete sincerità da questa persona, non è più un problema attendere un altro po' per concretizzare qualcosa di più serio. Quindi, io vedo anche un'altra cosa, ragazze, però molto importante. Se voi volevate un upgrade della relazione, vi vedo qua che state combattendo per qualcosa di più e state già insieme a questa persona, solo per chi sta già insieme. Io qua vedo anche la possibilità di un concepimento. Che fertilità, appeso, papessa, sono un po'. Ok? Quindi io qua vedo questo avanzamento in tal senso. Per chi non ha nessuno, ragazzi, io qua vedo che entra 100% questa persona qui, che mette tutto lo sforzo per conquistarti. E io ti vedo a te prendertela con calma. Va bene, prendertela con calma, perché qua hai lottato per le tue cose, prima di tutto per il tuo benessere, adesso ti vedo tranquilla, entra questa persona e ti vedo prendertela con calma. Ok, andiamo a vedere il carro, di cosa ci parla? Del 6 di spade, se c'erano problemi comunicativi o di distanza, vengono risolti e ti verrà spiegato perché. Per coloro i quali hanno problemi di distanza o altre responsabilità che qua sono al blocco per investire nella connessione, questa persona investe nella connessione 100%, una persona seria. Si avanza nella connessione. Per vedere grossi frutti bisogna attendere un po' di più perché per alcuni di voi delle circostanze esterne non permettono un avanzamento, ma i sentimenti ci sono e sono puri e questo ti vengono dichiarati. L'asso di spade. L'asso di spade, il 2 di spade. Allora, io ti vedo un po' in dubbio su che scelta fare rispetto a questa persona, se è il tuo caso. Fatto sta che è una persona di cui ti puoi fidare come re di coppe, ovviamente per ognuno è diversa, no? Però queste spade vedo come se la persona intenzionata e vedo a te un po' nel dubbio, però questi dubbi ti vengono chiariti da questa persona perché ci sono sentimenti nobili qua. Sì. Qua c'è il 6 di coppe, o tu sei in dubbio perché stai chiudendo con un dolore del passato, va bene? C'era la morte qui.
E quindi ti vedo nel dubbio e te la prendi con calma prima di aprirti. Può essere anche questo. E l'appeso. Allora, qua mi stanno confermando per ben due volte quello che ho detto prima. Se volevate anche un approccio più, cioè una gravidanza, fondamentalmente mi sto uscendo qua con l'appeso e la fertilità. E doppiamente confermato questo, si esce fuori dalle difficoltà. Prendete quello che vi risuona, questo mi stanno confermando. Se volevate questo, per alcune di voi. Per altre, io vedo che ci sono sentimenti puri e nobili che vi vengono dichiarati e confessati. Una vicinanza con questa persona si avvicina e vedo che bisogna prendersela un po' con calma affinché le situazioni, queste qui che bloccavano altre responsabilità, non permettono magari qualcosa di 100% manifesto adesso, cioè tipo ci sposiamo, sto facendo un esempio, però non magari il mese prossimo, dobbiamo aspettare 6-7 mesi, cioè questo sto dicendo, ok? Magari adattate ai vostri casi, ragazzi, ok? Perché magari ci sono delle situazioni che non permettono l'impegno in questo momento in tal senso, però c'è, ti viene dichiarata questa cosa, ok? Fammi mettere un'altra carta qua. Anzi, le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? Voglio chiarire questa cosa. Abbiamo visto che sono sentimenti nobili, intenzioni nobili con il re di coppe. Le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? Sì, è un re di denari. Questo vuole proprio una famiglia, ragazze. E ragazzi, le intenzioni sono anche quelle di conseguire delle responsabilità, le vediamo qua sotto che sono in blocco, però una persona è una figura molto seria, ne vale la pena. Le intenzioni sono serissime con il re di denari e magari ci sono delle responsabilità che possono bloccare in questo momento, però ti verranno comunicati i sentimenti. Mi ritornano di nuovo a dire, rispetto a quello che vi ho detto prima, che questa persona vuole un impegno più importante nel vostro vincolo, può essere matrimonio, convivenza o dei figli. I sentimenti per te da parte di questa persona quali sono? Il tre di denari, la voglia proprio di venirsi incontro, di trovare dei compromessi, i sentimenti proprio sono tre di denari, cioè la voglia di cooperare, collaborare, organizzare dei piani insieme, una famiglia, qualcosa, 100% ragazze, eh? 100%. E cosa viene dopo l'appeso? Sono curiosa di cosa viene dopo l'appeso? Sì, l'otto di bastoni. Dopo un certo momento di un certo fermo, qua vi verrà a spiegare fertilità nei pensieri e vi convincerà perché sono nobili intenti, le comunicazioni, gli spostamenti ritornano a fluire. Forse non si può spostare dal posto di lavoro in questo momento e poi c'è lo spostamento, eh? Questo è possibile pure. Sì, è principessa di denari e quindi dopo c'è lo spostamento, comunicazioni che parlano di spostamento. A me viene che questa stessa è anche per coloro i quali vogliono dei figli, me lo comunicano qua, la principessa, che è un paggio, quindi l'energia riprende a fluire per questa eventuale gravidanza, ma magari è per alcune di voi, va bene? Io quando esce lo devo dire. Andiamo a vedere cosa con l'oracolo, cosa ci dice l'oracolo, quindi l'angelo Caliel, fertilità, risolve problemi, benedizioni, lo spirito intelligente che ti guida, questo porta nell'amore. Andiamo a vedere quindi l'oracolo cosa ci dice nell'amore. Sì, scambiarsi doni, riceverete delle sorprese meravigliose, benedizioni. Guarda, qua c'è l'anima gemella. Allora, se hai già una persona in mente con cui ci stai bene, una persona veramente onesta, questa qui che ti ho detto che ne vale la pena, è una tua anima gemella. Farà di tutto per creare qualcosa insieme a te. Se non c'è ancora questa persona, ragazze mie, sta arrivando un'anima gemella, eh? E sarà una sorpresa meravigliosa per te. Io vedo che tu te la prendi con calma, ma alla fine ti convince. È l'anima gemella. Quindi, ragazze mie, meraviglioso, complimenti. Quindi, a che cosa avete integrato fino ad ora? La fertilità in tutti gli ambiti della vostra vita, soprattutto a livello di pensiero, è più veloce la vostra manifestazione di quanto lo sia stata prima. Quindi ragazze e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante della piuma, la mettiamo qua e andiamo subito a vedere di fare la nostra operazione chirurgica all'anima. Cosa avete integrato fino a questo momento? Quali sono i doni spirituali che in modo conscio, lavorando su voi stesse, o in modo inconscio, grazie agli eventi, alle persone, alle circostanze della vita che vi hanno fatto
lavorare affinché superaste voi stesse in modo conscio o inconscio, qual è il dono spirituale che avete acquisito fino a questo momento grazie al lavoro che avete fatto, consciamente o inconsciamente? Vediamo un po' cosa ci dicono le carte degli angeli. Qual è l'angelo che guida il riconoscimento del dono spirituale che hanno preso le mie ragazze, i miei ragazzi della piuma, per favore? Qual è il dono spirituale che hanno integrato? E come va a riversarsi nei vari ambiti della vostra vita, sia nel lavoro che nell'amore? Vittoria sulle dipendenze, ragazze. Wow! Meno male, non a caso avete scelto la piuma che è proprio la vittoria da un periodo buio. Vittoria sulle dipendenze, libera da legami e dipendenze. Angelo Falià, la forza. Allora, avete integrato la forza di distaccarvi dalle dipendenze, che può essere dipendenza emotiva. Dipendenze da sostanze, dipendenze, tutto ciò che è dipendenza. Grazie al lavoro spirituale. Quindi avete vinto sulle dipendenze, quindi già mi viene da dire che a livello sentimentale, per esempio, state viaggiando su dei legami finalmente integri, non soggetti a bisogno fisiologico dell'altro per paura di restare sole. O soli, quindi state viaggiando nel riconoscimento dell'anima dell'altro piuttosto che sul bisogno fisico. Ecco perché anche i rapporti fisici sono scevri dall'attaccamento. State viaggiando su questa frequenza qui. A livello di lavoro, la vittoria sulle dipendenze e anche la dipendenza dal denaro quale fonte di ricchezza reale. Ok? Perché vittoria sulle dipendenze, quando siamo attaccati, faccio un esempio, e poi applicato alle vostre circostanze. Quando siamo attaccati al denaro per paura di perdere, noi perdiamo. Ok? La paura in quel caso è più forte della nostra attitudine. E quindi abbiamo rivolto lo sguardo all'interno, abbiamo preferito lavorare su una ricchezza interiore, magari molti di voi sui vostri talenti veri, sulle innate capacità di essere umano che avete, per sentirvi integri e ricchi all'interno e manifestare serenamente i vostri potenziali. Sappiamo che se vibriamo in modo ricco all'interno di noi, siamo ricchi a livello animico, perché la ricchezza animica cos'è? La ricchezza animica è quando tutte le nostre contraddizioni viaggiano insieme. Non escludiamo più una parte o l'altra a discapito dell'altra, ma siamo sia quello sia quell'altro. E quindi l'integrazione porta alla ricchezza interiore e alla manifestazione della stessa sulla materia, nel lavoro. Quindi nel lavoro siamo libere di manifestare chi siamo. Senza l'attaccamento a un risultato di natura egoica. Attenzione, voler avere del denaro non è una richiesta egoica. Va bene? Voler avere del denaro per fare de delle cose che a noi servono, utili, e se ci servono, se vogliamo 10 milioni di euro per realizzare uno stato di luce, ok? Non è una richiesta egoica. E quindi sappiamo che i nostri talenti, la nostra ricchezza interna porterà certamente a quel denaro. Questa è una sfaccettatura. Wow! Allora, ce lo mettiamo qua e andiamo ad analizzare a che punto siamo adesso grazie ad aver vinto le dipendenze. Ci mettiamo mettiamola qua questa. Ci mettiamo i meravigliosi oracoli di Sefirion che ci fanno fare proprio una chirurgia dettagliata dell'anima del momento che stiamo vivendo adesso. Allora, chiediamo ai maestri, grazie a questa vittoria sulle dipendenze, a che cosa arriviamo? Dove stiamo adesso, fondamentalmente? Dove stiamo adesso?
a che punto siamo adesso, come possiamo utilizzare al meglio questa acquisizione spirituale. Come possiamo utilizzare al meglio questa acquisizione spirituale. Vediamo. Allora, vediamo a cosa corrisponde e dove, come la possiamo applicare al meglio. Il regno delle ombre. Allora, ragazze e ragazzi, il regno delle ombre ci parla di una fase intermedia in cui abbiamo trasformato una grossa parte di regno egregorico. Per chi non sapesse cos'è il regno egregorico, è il regno dell'educastrazione, dell'educazione, dei moralismi. Ci possiamo sentire un po' isolate, un po' spaesate, un po' ci sentiamo sole, abbiamo un po' freddo perché ci siamo spogliate della vecchia corazza che è stata generata da moralismi, conformismo, vecchia educazione voluta dal sistema, dalla famiglia, dall'educazione ricevuta. Siamo nella fase intermedia in cui non si può più tornare indietro perché l'evoluzione è irreversibile, la consapevolezza è irreversibile e ci stiamo per spostare all'adempimento della trasformazione a cui siete arrivate. Però non ancora, stiamo nella fase intermedia. Tant'è che abbiamo anche la piuma qui, che quando troviamo una piuma è come se gli angeli ti guidano in questa fase della trasformazione, stai andando verso la tua luce. Quindi, hai integrato la vittoria sulle dipendenze. Cosa vuol dire? Che questo l'angelo Paglia ti sta guidando nella fase della transizione. Faccio degli esempi. A livello di relazioni d'amore, abbiamo capito che certe situazioni tossiche non sono più evolutive per la nostra anima. Può arrivarci la tentazione di nuovo. Siamo nella fase intermedia. Ma ricordando l'esperienza che avete già integrato e avete vinto sulle dipendenze, non accettate più quella situazione. Però vi può tornare la tentazione. O, se non è così, vi sentite un po' spaesate perché non sapete dove andare, cosa fare. Siete in un punto di transizione, ragazze. Come se fosse siete arrivate alla porta iniziatica. Non c'è più ritorno dietro, ma dovete valicare quella porta e stare in connessione con voi stesse. Questo è il punto in cui siete adesso, una fase di transizione. Andiamo a vedere da cosa è caratterizzata questa fase di transizione per adoperarci al meglio. Allora, così come nel lavoro, fase intermedia in cui avete capito che essere voi stesse, l'autenticità del vostro essere, ha una ricchezza che non è paragonabile alla ricchezza materiale, bensì la ricchezza materiale è molto di più di quanto potevate pensare prima, è l'espressione dei vostri talenti interni. Ed è una fase di transizione in cui c'è ancora un po' di paura, ok? Ma irreversibile, ci siete già, ok? Come se siete arrivate in un castello meraviglioso o in un regno meraviglioso e vi sentite ancora un po' spaesate. Il regno brutto di prima non c'è più, vi sentite un po' spaesate per la meraviglia. Ok, andiamo a vedere a che cosa corrisponde questa fase intermedia e qual è il consiglio anche per superarla al meglio. Qual è la carta attribuibile al Regno delle Ombre in questo caso? Oppure che ne so, mi sta venendo in mente, avete smesso di fumare, ok? Avete smesso di fumare, ma ogni tanto c'è quella tentazione che. Ok? Ma poi ce la fate a non fumare. Ecco, è la fase intermedia, perché la fase dopo, che è il regno della rubedo,
in cui sentite il fumo e non vi cambia più niente, non avete più tentazione, ok? È una fase in cui potete essere solleticate ancora da tentazioni che possono essere tentazioni di natura anche emozionale. Non necessariamente dovete avere confronti con qualcuno, è anche di natura emozionale e l'angelo Pagliavi dà la forza per superarvi perché l'avete già acquisita l'esperienza spirituale. Il dono spirituale è relativo alle vostre esperienze karmiche, scusate. Allora, vediamo. Allora. Vediamo? Sì. Allora, la carta è la resa. L'universo è scusami. L'universo è abbondante. Non temere, non lottare. Allora, questa, ragazze mie, è la fase in cui verrete testate nella resa. Cos'è la resa? Abbandonarsi al flusso. Avere piena fiducia nell'universo, piena e totale fiducia, soprattutto nel momento in cui noi proferiamo il potere del verbo, io mi affido totalmente alla bellezza di qualcosa di sconosciuto. Io mi affido totalmente alla bellezza di qualcosa di sconosciuto. Io mi affido totalmente alla bellezza di qualcosa di sconosciuto. Sappiate che tutto il lavoro grosso è stato già fatto. Lasciatevi trasportare dalla corrente, perché la corrente è la vostra anima adesso, che sa esattamente dove dovete andare. Non dovete remare voi, l'avete già fatto prima. Siete state premiate, premiati con la vittoria sulle dipendenze. Non temete, non lottate. L'universo mi ama. Io amo l'universo. L'universo mi ama. Io amo l'universo. Io mi amo. Io mi onoro. Io mi rispetto. Va bene? Oh. Quindi, avete integrato la vittoria sulle dipendenze. Siete in una fase di transizione in cui sta per manifestarsi il miracolo. È come se state navigando sulla barchetta in mezzo all'oceano, fiduciose nell'universo che vi accompagna la corrente. A un certo punto state nella corrente, state nel flusso. E a un certo punto vedete terra. Ok? Ecco, non dovete lottare. Alla terra vi porta l'universo. Ok. Sia nell'amore che nel lavoro, eh? Adesso andiamo a farci la stesa sul lavoro per vedere dove porta. Allora, ce la mettiamo qua. Ok. Lavoro, lavoro. Quale carte ci prendiamo per il lavoro? Prendiamoci questa. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi della piuma, come si evolve tutto questo? La vittoria sulle dipendenze, la resa? Anzi, ci metto prima l'oracolo, questo. Allora, qual è l'attitudine sciamanica che, grazie all'acquisizione spirituale di Palià, la vittoria sulle dipendenze, hanno acquisito le mie ragazze e i miei ragazzi nel lavoro? In questa fase di transizione, qual è l'attitudine a cui devono tendere più di ogni altra cosa? Per passare al livello successivo dell'integrazione totale della vittoria sulle dipendenze. Allora, scusatemi, questa è la via intermedia, la via successiva è la via della rubedo, la perfetta integrazione dell'acquisizione spirituale. È come se adesso verrete testati su questa acquisizione già avuta, va bene? Ok, quindi a questo punto, con la carta sciamanica, su cosa dobbiamo puntare l'attenzione nel lavoro? Come dobbiamo essere per integrare totalmente la vittoria sulle dipendenze e renderci vincitori. Allora, il coyote. Allora, ragazze e ragazzi, mo vi dico una cosa. Mo vi dico una cosa, fate molta attenzione. Il coyote.
Scusate. Il coyote e l'imbroglione sacro. Allora, guardatevi più volte questa stesa. Ve lo sto già dicendo perché. Perché quando esce il coyote, significa che nel lavoro tu puoi vedere delle cose che non ti piacciono. Va bene? O persone che ti fanno lo sgambetto, o situazioni che vanno a rotoli, o situazioni semplicemente che ti puzzano, che non ti piacciono. Ricordati che stai venendo testata nella tua fede sulla vittoria sulle dipendenze. Il coyote è l'imbroglione sacro, ricordiamo. Attenta all'imbroglione sacro, che possono essere non solo persone e circostanze, anche i tuoi stessi pensieri, che è poi alla fine il tuo ego che ti imbroglia. No, non ce la fai? Non è possibile. Attente nel lavoro. Mi direte ragione, attente nel lavoro a questa cosa. Non devi lottare contro quello che ti succede, bensì affidarti all'universo perché è un test. Ricordiamo il test TOST. Quando sempre più ti risvegli, soprattutto se sei all'inizio, più grosse sono le tentazioni dell'ego. Va bene? Vediamo un attimo. Nel lavoro. Con questo il coyote. Vediamo che sta succedendo nel lavoro, vediamo. A cosa porta la vittoria sulle dipendenze? Allora, lavoro per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto la piuma. Qua abbiamo il 6 di denari e il 3 di coppe. Allora qua mi dicono che c'è un'energia di festeggiamento. C'è un'energia dove ti viene ridato magari qualcosa che meriti. E il 3 di coppe parla di una celebrazione. Parla di colleghi di lavoro che lavorano con te in modo sereno, l'energia fluisce, con il capo, con le persone sul lavoro, tutto va bene. Qua mi parla di un'energia meravigliosa nel lavoro, che fluisce di felicità. Ok, andiamo a vedere un po'. Vediamo un po' l'energia del presente. Energia positiva. Energia negativa. Energia passata, energia futura, energia passata, energia futura, energia di chiusura. Qua c'è un 3 di coppe, l'8 di denari, il paggio di bastoni, il folle. Ah, qua c'è stato 8 di spade, 10 di spade. Poi c'è stato un blocco a livello lavorativo, la chiusura di un vecchio posto di lavoro. Vi siete messi a cercare un posto nuovo di lavoro, c'è il matto, l'avete trovato, avete fatto un colloquio di lavoro. Oppure qua e qua vedo che c'è un impegno nel voler manifestare qualcosa. Se non c'è lavoro, ragazze mie, qua sta arrivando 8 di denari, qualcosa per cui voi avete mandato curriculum, vi siete impegnate, qua c'è una celebrazione di questo. Va bene se non c'è lavoro. C'è un nuovo lavoro qua, eccolo qua, paggio di bastoni, 8 di denari, 3 di coppe, zero, matto. Oppure all'interno del... se c'erano dei fraintendimenti a livello comunicativo, qua si aggiustano. Oppure tu vai a celebrare, vai... Io qua vedo lauree, festeggiamenti, celebrazione per qualcosa su cui tu ti sei impegnata, 8 di denari. Va bene? Ok. Quindi non demordete, attenta al coyote. Allora, per alcune di voi il coyote mi può parlare di prima, che ci sono state delle situazioni in cui tu hai lottato e sei riuscita a uscire fuori dalle dipendenze. Va bene? Ok. Vediamo la situazione del presente. Qua c'è la ruota, c'è un cambio che arriva, un cambio del destino a tuo favore. Un cambio del destino a tuo favore, insperato, è positivo? Il 9 di coppe, c'è un desiderio che si realizza al tuo positivo, ragazze, nel lavoro, qualcosa che stai chiedendo tanto a tuo favore, un cambio del destino. Il blocco qual è? Il blocco è un 7 di bastoni, forse qualcuno che ti ha messo le difese nel lavoro, oppure qualcuno che ti ha messo i bastoni tra le ruote, oppure una situazione che vedevi bloccata. Oppure dei litigi. Qua
c'è qualcosa a tuo favore. Che è successo qua? Due denari, re di denari. Allora, qua ti vedo nel lavoro, nel passato, come se hai dato, stavi cercando quali erano le tue priorità, a cosa dovevi dare la priorità. Ti vedo molto indaffarato nel lavoro, cercavi un equilibrio tra le cose, forse c'era un progetto, qualcosa a cui tu ambivi tanto e c'erano un po' di problemi su questo. Oppure c'erano dei problemi con un capo ti ha sovraccaricato di responsabilità, c'erano state delle crisi, qualcosa. Oppure se non c'è lavoro, qua è come se vedo che tu hai cercato lavoro qua. Sì. E con il 2 di denari, se non c'è lavoro, io qua vedo che non sapevi, magari hai fatto due colloqui, per esempio, e non sapevi come andava, perché qua magari c'erano delle problematiche in un posto piuttosto che nell'altro, ma qua si realizza. Che succede qua? La forza. Il mago, comunicazioni meravigliose nel lavoro. Qualcuno che mette l'impegno di comunicarti un desiderio che tu vuoi realizzare. E il 7 di coppe, qua c'è una scelta da fare anche, eh? Allora io vedo qua nel lavoro qualcosa di meraviglioso, si realizza un sogno che ti porta a fare delle scelte diverse dal passato. Questa cosa, vittoria sulle dipendenze, il fatto che il vittoria sulle dipendenze, siccome qua vedo queste coppe nel lavoro, io vedo che tu qua manifesti i tuoi veri desideri del cuore e c'è proprio quello che ti piace fare. Quello che ti piace fare. Attenta al coyote che ti dice no, non ce la fai, no, non puoi, perché non sei in grado. Io sono geniale, io sono l'assoluto. Ok? E qua vedo nel lavoro che c'è assoluto. Qua ti verrà. Qua c'è la forza di qualcuno di comunicarti nel lavoro, questa cosa ti rende felicissima, di comunicarti qualcosa, un cambio a tuo favore. Se c'erano dei problemi comunicativi nel lavoro si risolvono assolutamente. Se c'erano litigi si risolvono. Io qua vedo che c'è una persona, la forza, proprio di investire in qualcosa di nuovo insieme a te, oppure sei tu che investi in qualcosa di nuovo, credi in te stessa, succede qualcosa. Che ha a che fare con i tuoi sogni nel lavoro, 7 di coppe. Io vedo che per alcune di voi c'è un cambio drastico del destino che le porta a una comunicazione che arriva nel lavoro che le porta a fare una scelta, una vera scelta di cuore. È tempo di scelta. Una scelta diversa dal passato perché c'è la vittoria sulle dipendenze. Vediamo un po' di cosa parla questa forza nel lavoro. Il 2 di spade, qua viene, tu fai la scelta di impegnarti in qualcosa di nuovo. Fai la scelta di impegnarti in qualcosa di nuovo nonostante i tuoi dubbi, perché credi in te stessa. Anche 6 di spade, di allontanarti da un posto di lavoro e di andare in un'altra parte, per alcune. Oppure fai la scelta di impegnarti in una nuova comunicazione all'interno dell'ambito lavorativo. Il mago? 5 di bastoni, comunicazioni che parlano di un nuovo inizio se c'erano dei litigi o delle difficoltà, oppure delle conflittualità tue interne di iniziare qualcosa di nuovo. Qua c'è Regina di Spade, se volevi delle spiegazioni da qualcuno le avrai, un nuovo inizio per fare scelte diverse. Il 7 di coppe? Sì, la papessa. Allora ragazzi, ti dico una cosa. Alcune di voi fanno la scelta di impegnarsi in qualcosa di nuovo che ha a che fare con degli studi esoterici oppure degli studi di altra natura. Se avevi necessità di sapere se un esame lo passavi, se un progetto andava bene, se c'erano competizioni, 100% tu lo superi perché tu, grazie alla tua capacità intuitiva, alla tua dote di intelligenza intuitiva, tu lo superi. Allora, qua nel futuro ti verrà chiesto di fare una scelta perché si presenta un'opportunità d'oro. La tua scelta deve essere vagliata dal tuo intuito, solo dal tuo intuito. Ricorda vittoria sulle dipendenze, non farti condizionare dal mentale col coyote. Io ti dico anche una cosa, che la scelta che vai a fare ti fa occupare, realizzare un desiderio, ti fa occupare una posizione di prestigio, un ruolo di guida. Wow, ragazze, mi raccomando al coyote, eh. Voglio mettere un'altra carta su come adempiere a questo ruolo di guida.
All'intelligenza intuitiva, un'altra carta? Eccola. Sì, la raccoglitrice. Allora ti dicono di godere esattamente. La carta della raccoglitrice mi dice che ti stanno arrivando delle cose meravigliose. E l'unico consiglio che ti dà la raccoglitrice è di godere dei frutti che ti arriveranno, perché da quel godimento che arriva in quel momento giungeranno altri frutti. Godi di quello che c'è, tra l'altro 12-21 ragazzi a specchio. A discapito di situazioni che il tuo ego ti dice che non vanno bene, a specchio il 21 tu dici no, va benissimo quello che ho adesso, indipendentemente da quello che hai in quel momento, anche se il tuo ego, la tua mente lo reputa insufficiente. Ricordati, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Quindi la raccoglitrice ti dice, a discapito di quello che il tuo ego ti può dire? Io sto benissimo adesso, io mi sento meravigliosamente adesso, io godo dei frutti che la vita mi sta dando adesso. Questo è il segreto per occupare anche una posizione di prestigio qua, eh. Tu stai andando da qualche parte nel regno intermedio che realizzi un desiderio nel lavoro. Wow, ragazzi, è meraviglioso. Quindi il comune denominatore è qua e tu andrai incontro alla proiezione di persone, situazioni che ti fanno fare una scelta allettante sulla base dei tuoi veri interessi del cuore. Mettiamo una carta qui. Cosa dice l'oracolo? Sì, un'email inaspettata, messaggio in una bottiglia, qualcosa che ti sorprenderà. Nel lavoro, va bene? Messaggio, mago, qualcosa che ti sorprenderà. Quindi, in questo viaggio in cui tu ti sei arresa e ti fai confluire, guidare dalla corrente, tu avrai una cosa inaspettata nel lavoro che ha a che fare con un tuo desiderio, che ti permette di fare la scelta giusta guidata dalla tua intelligenza intuitiva. Wow! Wow! Adesso andiamo all'amore. Vediamo a cosa porta questa vittoria sulle dipendenze. Quindi legami più integri, legami integri. Vediamo. Allora, per l'amore qua ci mettiamo questo. Allora, cosa arriva nell'amore alle mie ragazze, ai miei ragazzi della terza variante con la piuma? Come l'applichiamo la vittoria sulle dipendenze? La creazione di legami più profondi, integri, senza il bisogno di controllo, di possesso, ma con la verità dell'anima. Cosa porta? Vediamo nell'amore come stiamo. Allora, amore per le mie ragazze, i miei ragazzi della terza variante della piuma. Cosa arriva in amore con questa vittoria sulle dipendenze e con questa resa? Comunicazioni, soprattutto per voi ragazze, ragazzi, siete single, matto, zero, un nuovo amore qua. Comunicazioni, comunicazioni nuove. Anche se avete una persona, comunicazioni nuove che partono dagli istinti, dalla parte più vera. Va bene? Io qua vedo che vi lanciate in relazioni nuove, entusiasmanti, senza dipendenza alcuna, eh? Ok, vediamo situazione presente. Energia positiva. Energia negativa. Energia passata, energia futura, energia passata, energia futura, conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo comunicazioni. Paggio di coppe, wow! Ah, sette di spade, appeso, asso di denari. Allora, ragazze, mo vi faccio la prima accezione. Per voi single c'è un amore nuovo. Eccolo qua, paggio di coppe, comunicazioni, anche una persona che vi scrive sui social, vi invita da qualche parte. A discapito magari della vostra mancanza di fiducia, perché magari siete state troppo ferme in amore, c'è stato un blocco, magari ci sono state situazioni lavorative o di primaria importanza o altre responsabilità. Se
Se avete una persona in mente, vittoria sulle dipendenze, che vuol dire? Che qua ci sono delle scuse da parte di una persona per dei comportamenti disonesti. Voi non vi fidate di questa persona e ci sono delle scuse connesse a questo. Mi raccomando, vittoria sulle dipendenze. Se una persona ha fatto del male, l'avete proiettata voi in qualità di anima che si incarna per fare un certo tipo di esperienza. Voi utilizzate il potere del verbo su voi stesse per manifestare all'esterno persone che vi rispettano. E se quella persona che vi piaceva prima, una volta che lavorate col potere del verbo su di voi, non vi piace più quella persona, vi dovete aprire al nuovo. Va bene? Io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto. Io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto. Va bene? Ok. Allora, andiamo a vedere un po'. Situazione del presente in amore. Sì, infatti qua vi vedo con 5 di coppe, un'energia di dolore, un'energia di malinconia e un'energia di dolore fondamentalmente nel presente. Vi ricordo la trasformazione, quindi ci sono sensazioni di perdita, c'è un dolore qua. Però qua abbiamo comunicazione in positivo, eh? Vediamo che cosa succede, sia che voi abbiate qualcuno, che c'è stato un abbandono, situazioni di dolore. Se non c'è nessuno, ragazzi, col 5 di coppe vi vedo sfiduciate nell'amore. Ma qua arriva. Vediamo il vostro positivo. La papessa al vostro positivo. Ciò vuol dire che prima di tutto, allora, può essere un segno del pesci o siete voi segno del pesci. La papessa al positivo significa che voi utilizzerete, andrete con calma, caute, al vostro positivo, perché siete in una fase intermedia. Ricordiamo vittoria sulle dipendenze. E la papessa al positivo significa che voi utilizzerete molto la vostra intelligenza intuitiva. Questo per protezione, perché sta avvenendo un cambio dentro di voi e andate caute al vostro positivo. Sì. Al vostro positivo in questo momento in amore è anche mantenervi un po' nella vostra interiorità, no? Utilizzare l'intuito piuttosto che la ragione. Che la ragione è vittima un po' di malessere qui. Vediamo, oppure anche che vi vengono svelati dei segreti. Vediamo un po' il blocco qual è. Aspetta, se vi vedo, se siete da sole, se non c'è nessuno, ragazzi, io vedo che in amore ci andate prudenti, a vostro positivo è questo, utilizzate l'intelligenza intuitiva. Invece se c'è qualcuno, vedo stessa cosa che utilizzate l'intuito, andate prudenti con questa persona. E ricevete delle comunicazioni, l'avevo visto già qua, eh? E utilizzate piuttosto l'intelligenza intuitiva, però vediamo il blocco. Il blocco è un carro. Il carro al blocco mi può parlare di una distanza prima di tutto, di una distanza, oppure mi può parlare di delle situazioni bloccate in questo momento, delle situazioni che non avanzano, che possono essere di varia natura. Le situazioni che non avanzano, che hanno bloccato, diciamo, il fluire della parte emozionale. Se siete da sole, ragazzi, il carro al blocco significa che non vedevate speranza in amore per voi, non avete visto fino a questo momento avanzamento, non avete visto fino a questo momento un trionfo nell'amore per voi, tant'è che state col 5 di coppe. Vediamo che è successo qua. Eremita, 4 di bastoni. Qualcuno si è allontanato da una stabilità, dalla connessione. E quindi vi vedo così. Allora, nel passato che è successo? Qualcuno si è allontanato per altre responsabilità di casa o di altre situazioni e quindi c'è la distanza connessa? Oppure qualcuno si è allontanato dalla vostra stabilità, da quello che avevate raggiunto, che comunque il 4 di bastoni è una bellissima energia, quindi vi vedo in una situazione un po' di dolore. Oppure se siete da sole è come se avete pensato piuttosto, siete andate molto prudenti nel passato, avete pensato a voi stesse, non vi siete aperte, avete pensato alla vostra casa, al vostro benessere. Questo è successo. Non vedevate avanzamento nell'amore, avete pensato piuttosto su voi stesse, lo diceva anche qua, alla vostra casa, al vostro benestare. Che succede qua? Qua abbiamo un 5 di spade, 7 di denari. Regina di coppe. Allora io vi dico una cosa. Qua
Qua dalla vostra parte avete un chiarimento per delle mancate comunicazioni o delle comunicazioni che non sono arrivate. Io qua vi vedo con la regina di coppe e con lei che ha la speranza che dovete attendere un altro po' perché state in una fase per avere quello che volete proprio, va bene? Perché qua vedete delle comunicazioni che parlano d'amore, va bene? Per fidarvi nuovamente di qualcuno avete bisogno del tempo. Perché dalla vostra parte il vostro positivo, ricordiamo, è andare prudenti, perché affinché la relazione integra, come la volete voi, ci sia, state passando dalla fase dell'albedo alla fase della rubedo, è una fase di transizione. D'altronde, questa carta cosa vi chiedeva? La resa. Non lottare, non temere, tant'è che mi esce la regina di coppi, che è colei che non lotta, ma fa fluire l'amore, fa fluire i sentimenti. Al vostro positivo avete la papessa, ciò vuol dire che al vostro positivo avete utilizzare l'intelligenza intuitiva, stare nella vostra interiorità piuttosto che esternarvi. E quindi qua io vedo che arrivano, c'è una certa attesa per avere, perché io qua vedo delle situazioni anche lavorative che si devono sbloccare, e la vostra pazienza porta a ricevere ciò che state chiedendo in amore. Allora, con queste vedo che ci può essere una certa attesa in amore per chiarire definitivamente delle comunicazioni che sono pendenti. Alla fine voi ricevete con la vostra pazienza queste comunicazioni. Va bene? Se voi siete da sole, ragazzi, io vedo qua che siete più incentrate su voi stesse nel recupero della vostra emotività. Perché qua qualcuno arriva. Va bene? E voi, prima di fidarvi con questo sette di spade, ci vuole un po' di pazienza affinché una persona recuperi la vostra fiducia. Alla fine vi vedo che c'è questo recupero di fiducia con la regina di coppe, cioè alla fine l'amore torna a fluire da una situazione di dolore, di allontanamento. Se avete chiuso una relazione importante, arriva una persona nuova che vi conquista nel tempo e voi ci andate caute. Se parliamo di una persona specifica, io vedo che qua con la regina di coppe si risolvono le dinamiche conflittuali e ci vuole un po' di tempo affinché questa persona recuperi la tua fiducia. Ok? Andiamo a chiarire questo. Mettiamoci questi altri. Di cosa mi parla questo 5 di spade? Del 6 di spade, ci può essere una lontananza geografica, ma al di là della lontananza geografica, io vedo qua che la persona che arriva si risolvono le problematiche inerenti alla mancanza di comunicazione, a delle comunicazioni avute sbagliate o dei fraintendimenti. Capito? Qua ci sono, paggio di spade, comunicazioni che erano pendenti, che hanno dato un fraintendimento, si risolvono. Questo 7 di denari. 8 di bastoni. Allora voi ricevete con l'8 di bastoni le comunicazioni che stavate aspettando. Va bene? Sia che conosciate una persona, sia che non conosciate questa persona. Le comunicazioni che stavate aspettando le ricevete. 100%. Io vi vedo a voi sulla difensiva col 7 di bastoni qua. Non a caso, per recuperare la vostra fiducia ci vuole del tempo. Ok? La regina di bastoni. Scusami, la regina di coppe. 10 denari, guarda ragazze, allora qua ricevete delle comunicazioni volte a una stabilità, un equilibrio, con la vostra pazienza riuscirete a raggiungere questa stabilità che volete da una persona specifica o dalla persona nuova. Io vi vedo far fluire nuovamente l'amore, io vi vedo che qua fluisce nuovamente l'amore con pazienza perché voi volete ottenere l'amore che vi appartiene per diritto divino. Quindi un amore stabile, un amore duraturo nel tempo e questo arriva. Qua, quando arriva una persona, ci vuole un po' di pazienza per recuperare la tua fiducia, sia che sia nuova, sia che la conosci già, ma alla fine c'è il 10 di denari. Con la regina di coppe, guarda il sole, la piena felicità. Quindi ci vuole un po' di pazienza perché sei nella fase intermedia, perché qualcuno interviene nel recuperare la tua fiducia. Tu vedo che da una situazione di dolore, di negatività, passa all'amore a fluire perché si risolvono anche delle conflittualità mentali. Ti viene rivelato anche un segreto con la regina, con la papessa lì, ciò che custodisce al tuo interno ti viene anche rivelato, delle comunicazioni che attendevi ce li hai, ci vuole un po' di pazienza affinché questa persona recuperi la tua fiducia, ma anche un po' di pazienza affinché si arrivi a queste comunicazioni a seconda dei casi. Ricordiamo che la resa è ciò che ti sta intimando l'angelo Palia.
Non temere, non lottare, va bene? Ok. Laddove non vedevi avanzamento o possibilità di amore per te, ci sono. Va bene? Ci sono. Voglio mettere una carta, le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? Sia che tu conosca questa persona, sia che sia una persona nuova, le intenzioni quali sono? Guarda, questa persona ha il 3 di spade. Se c'è stato un tradimento o un dolore o una chiusura, ecco perché questa persona tenterà di recuperare la tua fiducia o aspetta prima di chiamarti. C'è un 3 di spade nelle intenzioni. Vediamo un po' nei pensieri di questa persona per te cosa c'è. C'è un paggio di spade, sta aspettando, c'è una comunicazione pendente, ti sta osservando questa persona. Se non la conosci, è una persona che prima di agire nei tuoi confronti, tu mi proietti l'energia del rilassamento, va bene? Ma ti coinvolgerà questa persona se non la conosci. Se la conosci, sta pensando a una strategia col paggio di spade. Sta osservando da lontano. Cosa c'è nel cuore di questa persona per te? Infatti c'è un appeso, non sa che scelta prendere, forse ci sono delle circostanze esterne che lo impediscono. E nelle azioni di questa persona? C'è un due di denari, forse ci sono delle responsabilità o altre questioni. La vedo molto impegnata in delle responsabilità che gli impediscono, gli hanno impedito fino a questo momento di fare una scelta e di avanzare. Quindi lo vedo impegnato su queste dinamiche qui, perché forse ha abbandonato la connessione, me lo confermano qui, ma comunque al di là, se stai pensando a una persona specifica, io vedo che qua l'energia si sblocca perché c'è la regina di coppe qua, grazie alla tua pazienza. Forse questa persona ha delle responsabilità di altra natura o è distante, ma il succo qual è? Che la regina di coppe mi conferma che tutto fluisce di nuovo. Le comunicazioni arrivano. Cosa c'è dopo la regina di coppe? Il due di spade, sta a te la scelta. Sta a te la scelta. Allora, ragazze, mo vi faccio due scenari. Questa è una stesa molto interessante perché mi parla della vittoria delle dipendenze e in situazioni amorose mi parla delle dipendenze amorose. Allora, qua c'è la resa, una fase intermedia. Perché mi dicono le carte di avere pazienza in questo momento? Perché state integrando la parte femminile, ricettività, a vostro favore avete la papessa, meglio l'introspezione piuttosto che il fare, l'amore praticamente, ok? Questo mi stanno dicendo. Perché tu ti stai sciogliendo da un karma di dipendenza emotiva. Situazioni a tre, o situazioni di blocco, appesi, situazioni ambigue, quel sette di spade di prima. Quindi, che sta succedendo grazie a questa fase intermedia? Sei guidata dagli angeli per affrontare questo momento, perché stai trasformando te stessa e anche la tua relazione, che sia quella con quella persona a cui stai pensando o una persona nuova, tu stai trasformando le tue relazioni, ti stai integrando in te stessa, ricorda che sei una fase intermedia prima di arrivare alla fase della rubedo, e proprio nel momento esatto in cui guardi questo video sei in questa fase intermedia. Già magari fra una settimana è cambiato, mi spiego? Quindi, una volta che tu integri questo aspetto e passi alla fase della rubedo, tu scegli, perché tu vuoi una relazione integra. Una persona alla tua frequenza, non sei più dipendente dalle vecchie dinamiche karmiche del passato. E quindi a te la scelta. Se vuoi questa persona a cui stai pensando in questo momento, se cambi. Due di spade, perché se la vuoi l'energia fluisce 100% e così. Se lo reputi alla tua altezza, ricordiamo al tuo positivo, hai l'intelligenza intuitiva, la papessa. Ok? Quindi a te la scelta. Adesso vado a metterti un'altra carta su come implementare questa scelta. Come devono implementare questa scelta le mie ragazze e i miei ragazzi? Come devono lavorarci su? Qual è la carta dello sciamano che contraddistingue questo momento per le mie ragazze e i miei ragazzi? Ragazze, il Gran Turco, sentiti una regina.
Il Gran Turco come devi implementare questa scelta? Sentiti una regina, stai sul piedistallo e fai la scelta conforme a questa tua sensazione. Se tu ti amo, io mi onoro, io mi rispetto e lo ripeti a mantra, a manetta, tu farai la scelta della persona che ti corrisponde. Se questa persona, questa è. Ma mi devi lavorare su di te perché tu hai la scelta di proiettare fuori un copione su una persona degna di te. Abbiamo chiesto come implementare questo lavoro di scelta. Nella misura in cui tu mi saturi il subconscio per una settimana o oltre, io mi onoro, io mi amo, io mi rispetto, io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto, tu vai a fare senza esitare la scelta giusta. Che sia con questa persona oppure no. È chiaro? Puoi tutto, ricordiamo. La legge spirituale ci dice che tu puoi tutto, tu sei Dio. Nella misura in cui tu ti senti tale, tu puoi scegliere tutto. Se una persona non è più a livello tuo di frequenza, tu non la scegli più. Ma una cosa che vi voglio dire a questo proposito è che nella misura in cui c'è un dubbio, è giusta, non è giusta, nella misura in cui c'è il dubbio, non è l'anima a parlare. E in questa fase in cui ti trovi adesso, il dubbio può essere presente tantissimo perché sei in una fase intermedia. La scelta vera è quella che fai senza pensarci. Il dubbio della mente. Ricordiamo prima nel lavoro avevi il coyote, che comunque ad ampio raggio. Wow, ragazze, quindi cosa hai integrato fino ad ora? Sei libera dalle dipendenze emotive, sei libera dai legami tossici, sei libera da tutto questo. A che punto stai adesso? Nella fase intermedia in cui vai a realizzare relazioni integre e sane. E vieni testata nella tua parte emotiva in cui l'amore torna a fluire dentro di te e per te, la comprensione delle tue dinamiche interne, regina di coppe, amarti così come sei meravigliosa, meraviglioso, e andare la papessa dalla tua parte, intelligenza intuitiva e lavoro su di sé per fare la scelta giusta. Wow, ragazze, mamma mia, mi fate fare certi viaggioni. Quindi, ragazze mie, complimenti per questo lavoro di trasmutazione. Siete guidate, siete protette e siete nella vostra maestria, il vostro piedistallo. Detto questo, ragazze e ragazzi, io vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!